Quindi dico, è fatta, è il momento della caccia. Ma adesso li stupirò, perché non è andato nulla secondo i piani. Qui colpo di scena, perché io sono stato l'unico stronzo, penso in tutta Italia, l'unico stronzo che in lockdown si è fidanzato! Ti giuro! Non succedeva da anni, io mi sono fidanzato in lockdown, come cazzo ho fatto? Un deficiente! E niente, sai come succedono queste cose, no? Cominci a parlare con una, bella, intelligente, così, dici mamma mia, questa me la manda da Dio, poi ho pensato, dico, se questa la conosco adesso, il momento più assurdo è un segnale divino. Dalle cose brutte alle cose belle, comincia a fare queste fantasie, quindi cominciamo a chattare tutto il giorno, per un mese, video chat, questo rapporto proprio bello, senza casto. Infatti per me era strano, perché non si parlava mai di scopà, si parla sempre di altre cose, di ricette, che ne so, di musica, bello, però dico, forse questo è il segnale del destino. C'ho quasi 40 anni, questa è la donna per me, è la donna con cui mi devo sistemare finalmente. Io ho detto ai miei amici, io, raga, ho conosciuto una ragazza su internet, ah, un'altra matta, io ho capito. No, questa non è matta, sì dai, sono sempre matte, lo dici sempre, sono sempre matte. Anoressica? No, schizofrenica? No, questa è buona, questa è tranquilla, dai, è psicopatica. No, ti giuro, questa qui è una ragazza, da un mese che ci parlo, mi trovo benissimo. Non è tutto ciò che luccica, perché poi... Fa ridere già. Ci siamo incontrati al vivo e dopo un mese che tu parli con una, c'è già un certo feeling, sai come? C'è un pensiero fisso nella testa. Voi magari ce l'avete avuto quando la incontri al vivo. Poi era lombarda, vabbè. Pure pericoloso, però sai, vuol dire scopare. Non l'ho detto a casa perché se glielo dicevo mi cacciavano di casa. Ma questa madre Lombardia! Era tipo un rapporto interrazziale degli anni 30. Quindi dopo un mese che parlavamo di... eravamo come sposati, dopo un mese che parlavamo c'era questo feeling, questa grande affinità, e quando ti incontri dal vivo, sai, c'è un pensiero fisso proprio prima di incontrarla, che è... Speriamo c'è un bel culo, alto, speriamo c'è un bel culo, perché solo quello può andare male, c'è un bel culo, è fatta, è la donna ideale, porca puttana che svolta! Affanculo, dicevate il Covid era una merda, invece il Covid è la cosa meglio più bella del mondo, perché ho trovato la donna perfetta. Ma non era così, perché dopo i primi tempi questa ragazza ha cominciato a mostrare dei segni di c'erano dei contrasti, dei segni di squilibrio in lei. Per esempio cominciava a dirmi, però tu mi hai risposto tardi a questo messaggio. Come hai risposto? Qui siamo 16 anni, però tu mi baci male. Ma che vuol dire mi bacio male? Ti bacio con la lingua, senza lingua, che vuol dire? No, mi sento trascurata, non mi sento appagata, mi dai per scontata. Ma che sei, un articolo dell'IKEA, che cazzo vuoi? Mi dai per scontata tutte queste seghe mentali. Oppure la cosa più assurda è che lei non voleva che io dormivo. So, sembra assurdo, però è così, mo ve lo spiego. Stavamo nel letto a distanza, ci si vedeva due volte al mese così, stavamo nel letto abbracciati e alle 3 di mattina io a un certo punto cominciavo a codozzare, insomma volevo dormire, e lei, ma c'hai sonno? No, tranquilla, no, tu hai sonno, sei un vecchio, mi sembra di stare con un ottantenne, ma sono le 3 di mattina, io voglio dormire. Ma come? Non ci vediamo mai, tu dormi. Ma dormo è una cosa fisiologica, è come pisciare, cioè è una privazione dei diritti umani. Io avevo paura nel letto con lei, mi sembrava nightmare, perché se mi addormentavo era la fine. Lo so, fa ridere, ma è tutto vero, ve lo giuro. È assurdo. La cosa più assurda, questa cosa del sonno, che un giorno mi fece il trabocchetto. Il trabocchetto è una cosa perversa. Stavamo là come sempre, braccicati, l'avevo poi scopato, o non l'avevo scopato, non mi ricordo. Braccicati, si chiacchierava, bla bla bla. E lei dice, tu hai sonno? No, io. Freschissimo, guarda che stavamo a dì. Ah sì, ti raccontavo di quella volta al liceo con un amico mio, sì. Parla, alle 3:30 lei mi fa. Va bene, allora dormiamo visto che hai sonno. No, va bene, da un po'. Va bene, spengo la luce? Ok. Hai sonno, lo sapevo! Si è alzata incazzata, è andata via in salotto, lo sapevo! Io non sono pazza! Tu hai sonno! Una cosa assurda. Oppure mi ha detto un giorno, mentre scopavamo, chiaramente scopavamo, e tu che gli dici
che bel culo, che bel culo. E lei, oh, mi pare solo il culo. Ma il culo è tuo, mica sopra il culo di un'altra. C'è però un po' di romanticismo. Tu devi mettere con poeta, non con comico, cocca mia. Il top lo ha toccato quando mi ha detto: ma tu quanto ancora farai questo spettacolo che sto portando in tour? Diciamo, vabbè, tour. Dico, beh, adesso qualche altro mese perché ho fatto poche date, però dovresti cambiare. Dico, perché è bello, fa ridere, funziona, cioè, la prima volta, puttana, quel pezzo fa ridere tanto, la gente piace. Sì, però quel pezzo dove parli della tua prima fidanzata, però ti vengo a vedere, parli sempre di quella, parli sempre di questa, mette 15 anni fa. Ma che sei gelosa di una che ormai non so manco se è viva, cioè è un personaggio di fantasia completamente trasfigurato. Sì, però che palle, dovresti cambiare perché a me mi dà fastidio che parli sempre di questa. Ma è come se la moglie di Cocciante gli dicesse: però Cocciante, ricca, sempre sta Margherita, 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 e questa Margherita, ma è una cazzone, ci pago l'affitto, ma... Niente, lì qualcosa si è rotto, oltre le mie palle... Qualcosa si è rotto e dopo poco ci siamo lasciati.